Mentre a Palermo si sta svolgendo la manifestazione del movimento De Forconi, prosegue l'operazione Forza d'Urto anche a Caltanissetta con gli studenti. Oggi siete tutti qui a protestare per essere vicini ai manifestanti a Palermo. Sì, proprio perché siamo voluti essere come l'ultima volta vicini ai manifestanti di Palermo, come dicevi tu, e abbiamo voluto organizzare nuovamente un ulteriore corteo che arriverà, che è partito da Piazza Falcone Borsellino, dando quindi anche solidarietà ai magistrati che combattono la mafia, che non è presente, ci tengo a dirlo, qui in mezzo a noi, e che arriverà fino in piazza Garibaldi, e lì continueremo a manifestare contro i politici che finora non hanno saputo fare nient'altro che fregarsi i soldi, per quello che noi sappiamo. È un messaggio importante quello che viene dato oggi con gli studenti in strada, perché quello che è stato detto da qualche emittente televisiva nazionale è che l'operazione Forza d'Urto è portata avanti da anziani e i giovani non ci sono, i giovani invece ci sono. Sì, noi ci siamo, perché il futuro, come dicono in tanti, anche politici stessi che non ce lo garantiscono, il futuro è nostro. Io sono uno dei pochi fortunato che ho un lavoro pronto, visto che i miei genitori hanno un'attività commerciale che potrei io benissimo mandare avanti. Tanti non sono fortunati come me, e quindi siamo qui a manifestare contro questa gente. Significativo questo manifesto, non siamo la palla al piede dell'Italia, i giovani siciliani alzano la testa e la voce. Giovani siciliani, ci siete? Sì, perché noi vogliamo fare sentire proprio che ci siamo, ci ribelliamo a questo Stato, perché noi, infatti, gli striscioni dicono che noi non siamo invisibili. I giovani siciliani hanno alzato la testa finalmente, si protesta per l'operazione Forza d'Urto, per i diritti della Sicilia. Sì, abbiamo deciso di essere solidari verso Forconi perché ci sono stati molti dei nostri genitori là in mezzo. Io principalmente ho due genitori in cassa integrazione. Ci dispiace solamente che alcune scuole come il liceo classico ad esempio non hanno aderito, la cosa non ha toccato. Il futuro è di tutti i giovani, si lotta per tutti. Di tutti, credono che noi siciliani siamo così, viviamo così alla giornata, ma non è vero, abbiamo molti progetti, purtroppo non realizzabili in questa ora perché siamo stati tagliati dal resto dell'Italia, quindi...